benvenuti a questo video tag. È il primo video tag di Nerd Kitchen. Ringrazio il canale La Racconta Storie per avermi taggata. Credo che si dica taggata. Sono contentissima di questa cosa e spero che ci saranno altri video tag. Il video non parla di Pokémon, anche se ho questa maglietta perché è bellissima, cioè c'è Vaporeon, è il mio preferito. Ma vi darò comunque a fine video un modo per avere uno sconto nel caso voleste comprarla. E andiamo con le domande, che sono difficilotte. La prima domanda è: quale sensazione pensi di dare alle persone che ti guardano? Cominciamo male, cioè nel senso, io credo che dovrebbero dirlo le persone che mi guardano. Comunque, io ci provo, credo di dare una sensazione positiva, perché da quello che vedo nei commenti mi rispondete sempre in maniera molto graziosa, contenta, cuoriciosa, quindi spero di dare una sensazione più positiva possibile e più allegra e tranquilla e serena possibile. Domanda numero 2: e tu invece chi pensi di essere? Allora, già invece fa pensare che la prima risposta è sbagliata. Cioè, già è brutta come posta. Allora, è vero, si dice che i migliori comici sono quelli invece più tristi della vita. Ed è vero. In realtà io, come tutte le persone, cerco di affrontare la vita col sorriso, ma come tutti ho i miei alti e i miei bassi. Penso comunque di essere una persona molto solare, penso di essere comunque una persona che fa del suo meglio per gli altri. E chi mi è più vicino intimamente, cioè, sa che sono fatta anche di altro, anche di tristezza, di rabbia. Però non sono troppo diversa da quello che faccio vedere. A volte dico qualche parolaccia, però nei video errori ci sono, 3. Dici qualcosa del tuo carattere che nessuno mai sospetterebbe. Ok. È facile, perché mi rimproverano spesso per questa cosa. Mi rimproverano spesso per 2 cose. 3. La prima è che sono molto seria. Quando io lavoro su un progetto divento la persona più seria del mondo. E tu puoi essere amico o nemico, fidanzato o non fidanzato, parente o non parente, non importa, se io sono seria, sono seria. Divento Miss Rottermeier, come si chiamava, quella di Heidi. Un altro lato brutto del mio carattere è la rabbia. È facile farmi arrabbiare, ci vuole poco. Col tempo sto imparando a essere più diplomatica, quindi a rispondere magari più tranquillamente, a cercare di girare la questione in un altro modo, però dura poco. Io ci sto provando, trattengo, soltanto che poi si accumula e distruggo. È proprio... E la terza cosa è che mi butto giù anche molto facilmente. E quindi basta una critica, un commento negativo, una persona che parla male, una cosa del genere, che io già subito mi butto giù. Però almeno quando faccio video sono io con la videocamera, ci siete voi che penso mi vogliate bene, quindi tutte queste cose le metto da parte e do il meglio di me e il meglio che posso. Domanda numero 4. Dici qualcosa che ti piace fare che sembrerebbe incredibile. Non è incredibile, qualcosa mi piace fare, non è un segreto, ho fatto in passato cosplay. È qualcosa che mi piace fare: disegnare, dipingere e soprattutto scolpire. A me piace tantissimo scolpire, perché mi piace creare, mi piace mettere la mia creatività nelle cose, mi piace proprio dare forma ai miei desideri, ai miei pensieri, alle mie fantasie. È bello, e quindi c'è chi lo fa con la scrittura, con la musica, con tantissime cose. A me sarebbe piaciuto e piace comunque scolpire, anche se lo faccio purtroppo raramente. Dici qualcosa, numero 5, che non ti piace fare ma che nessuno si aspetterebbe. Ok, allora, qua lo dico, però non lo dico più, perché questa è particolare come risposta. Allora, in realtà io non amo tantissimo cucinare. Dici, come? Ma non hai un canale di cucina? Sì, ho un canale di cucina. Io uso la cucina, in questo caso dolce, nel mio canale per realizzare qualcosa di diverso, di divertente, di particolare, di creativo, di originale, e mi diverte tantissimo. Con la cucina non ho mai avuto un rapporto amichevole. Diciamo che prima di cominciare a darci sotto col canale, quindi comunque a impegnarmi, provare le ricette tante volte, cercare quelle più semplici da spiegarvi, fare un po' più amicizia con la cucina, all'inizio ero come a cane tendo. Le frittate si buttavano da sole fuori dalla padella per suicidarsi. Io odiavo la cucina e la cucina odiava me. Poi per fortuna sono entrata nell'ambiente del cake design grazie a mia cugina che me l'ha consigliato. E subito dopo il cake design, un annetto dopo, è venuto questo canale, e quindi insomma già avevo cominciato a fare delle prove di dolci prima, poi con il canale mi sono impegnata ancora di più e adesso devo dire che ci stiamo volendo più bene. Però ammetto che se dovessi scegliere,
mi trovo più serena e tranquilla a cucinare piatti salati, dove ci butti quello che vuoi, ci metti il sale, la salsa di soia, il pepe, il sugo, quello che ti pare, è una cosa buona, ti esce di sicuro. Mentre con la cucina dolce mi trovo ancora un po' in difficoltà, perché mi innervosisce, perché basta sbagliare mezzo grammo di qualcosa e non ti riesce, impazzisci e vorresti spiaccicare quei cupcake, quelle torte e quelle cose contro la parete. Però devo dire che ho ancora qualche difficoltà, ma ci sto lavorando, e comunque grazie al canale mi sta sempre più piacendo, e un domani spero che mi piacerà tanto da dire oh, amo cucinare. Domanda numero 6. Dici quali sono i tuoi valori nella vita. È facile, nel senso che sono valori che per fortuna mi porto da sempre. Allora, i miei valori sono il coraggio, la coerenza, la sincerità e la lealtà. Io quindi, se posso spiegarvelo meglio, il contrario, non apprezzo le persone vigliacche, le persone false, le persone opportuniste, le persone cattive, quindi poco leali con gli altri. Quindi i miei valori assoluti sono quelli che ho elencato. Meglio avere questi valori e sbagliare ogni tanto che non averli proprio e sbagliare di continuo, facendosi magari anche un vanto o negandolo perché si sa che... Insomma, questo è. 7. Raccontaci la tua giornata ideale. Disneyland! No, sarebbe bellissimo. Io voglio andare a Disneyland. No, facciamo qualcosa di più reale. La giornata ideale. Allora, mio padre mi ha insegnato che la giornata finisce a mezzogiorno. Le cose si fanno la mattina, perché dal pranzo alla cena è uno schiocco di dita. Cioè, il pomeriggio ti passa subito, e quindi se tu non hai fatto tutto o quasi tutto di mattina, la giornata già è persa. Quindi se a me capita di svegliarmi a mezzogiorno, già mi sveglio male, perché so che già ho perso la giornata, ed è una cosa terribile. Perciò la mia giornata ideale è una giornata in cui riesco a svegliarmi presto, come le principesse, che si svegliano presto con gli uccellini che portano il caffè e cose del genere. Svegliarmi presto, bella fresca, vogliosa di fare tante cose, fare tanto durante la mattina, impegnarmi per me stessa, sentirmi realizzata già alle ore 13 del pomeriggio, e il pomeriggio magari dedicarmi ai miei hobby, alle cose più rilassanti, tranquille, che mi rendono contenta, così da andare a dormire soddisfatta, riposata, rilassata e felice. Non succederà mai. Numero 8. 5, 3 più 5, 8. Quale messaggio daresti alle persone che giudicano soltanto in base all'apparenza? Che anche voi potreste essere giudicati per questo. Come si dice, non fare al prossimo quello che non vuoi fatto. Quante volte mi è capitato di conoscere le ragazze che sembravano così piccoline, carine, dolcettine, e poi invece era tutta apparenza, perché sono persone che riescono effettivamente a dare questa impressione e a crearla proprio per approfittarsi degli altri. Mentre magari quelle persone che non lo fanno, all'apparenza possono sembrare le meno allettanti o interessanti, ma in realtà conoscendole sono magari anche le migliori. Perciò il mio messaggio è: non giudicate per le apparenze, perché spesso si rivelano sbagliate e potrebbero anche andarvi contro. Quindi non fatevi fregare. Questo non vuol dire che tutte quelle che sembrano carine e coccolose non lo sono. Però attenti, cercate di andare veramente oltre l'apparenza. Domanda numero 9. Perché sei su YouTube? Quali sono state le tue vere motivazioni? Io facevo già cake design, quindi già lavoravo con i dolci e con la decorazione di dolci. Il mio migliore amico è programmatore, grande appassionato di YouTube, quindi già seguiva molto l'ambiente YouTube, e abbiamo deciso di unire queste due conoscenze e realizzare questo programma. Quindi un programma di YouTube con le sue conoscenze di internet, della grafica, eccetera, con le mie conoscenze della cucina e della decorazione. Siamo entrambi nerd, il programma viene da sé. Io la chiuderei qui perché sennò mi dilungo troppo. Domanda numero 10, chi tagli? Ah, ok, dai. Stiamo finendo, è l'ultima domanda. Chi tag in questo video? In realtà è un video molto difficile ed è un video tag difficile e che io proporrei praticamente a chiunque, perché ha delle domande molto interessanti e non so chi l'ha già fatto. Quindi vediamo, taggo Lorfan che fa doppiaggi, poi taggo Elena del canale Elena Pug, che tratta di cartoni animati, di animazioni fatte da lei, e in particolare sui Carlini, dato che lei è un Carlino. E poi taggo, vediamo, Roby to Disco, che è bravissimo, è un videomaker, ma non solo video, anche foto, che mi piace tanto, fa cose veramente belle, insieme a Se vuole Riccardo Tropea, quindi Steam Pub.
Steam Up, il canale Steam Up. Poi non so, insomma, tutti i youtuber che hanno voglia di aderire a questo hashtag, a questo particolare tag, ed esprimersi un po' e dire qualcosa di più profondo e di più celato su se stessi. Come vi avevo promesso, a fine video vi avrei dato un codice sconto per acquistare la maglietta. La maglietta la trovate nel sito TT, che è questo qui, ve lo lascio in descrizione il link per il sito. E attenti, perché la maglietta è disponibile solo per 48 ore, perché questo sito dà le magliette a rotazione, quindi se la perdete non la trovate più. E per me è bellissima, perché io amo i vivi e vapori, già l'ho detto, lo faccio bene. Quindi inserite il codice sconto nel kitchen, scritto piccolo tutto attaccato, e avrete uno sconto di 1 euro, che per la maglietta magari può sembrarvi poco, ma la maglietta costa già poco di suo, ma per le spedizioni è molto utile, perché le spedizioni sono quelle che a tutti scoccia pagare, perciò 1 euro in meno fa tanto. Attenti, perché i buoni sconto sono limitati, quindi se finiscono non avete più lo sconto, quindi affrettatevi. Quindi acquistate le magliette, mandatemi le foto se le avete prese, facciamoci un bel raduno con tutte queste magliettine bellissime. E insomma, grazie per avermi sopportato fin qui e ci vediamo alla prossima. Ciao!